Ciao, oggi ho due notizie da darti, una buona e una brutta. Quale vuoi sapere per prima? Partiamo da quella brutta. Da oggi non avrai più scuse per non allenarti. Anche se sei a casa e disponi di poco spazio e hai 20 minuti di tempo al giorno. La bella notizia, innanzitutto, che ci guadagnerai in salute e poi che non dovrai investire nemmeno un euro per farlo. Veniamo subito al lato pratico. Oggi ti mostrerò come poterti allenare e come poter allenare gran parte dei muscoli del tuo corpo in 20 minuti semplicemente utilizzando una sedia. Ecco 10 esercizi per allenarti con una sedia. Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit. Me get up, first shot, come strut walking, a little bit of humble, a little bit of cautious, somewhere between like Rocky and Cosby's for the game. Nope, nope, y'all can't copy yet. Glad moonwalking, and this here is our party. My posse's been on Broadway, and we did it all way. Chrome music, I shed my skin and put my bones into everything. Forse adesso ti starai chiedendo come faccio a fare tutti questi esercizi in solo 20 minuti? Semplice, lavora a circuito. Ovvero esegui una serie da 60 secondi per ogni singolo esercizio che ti ho indicato e mostrato. Se parliamo di esercizi che coinvolgono ad esempio prima le gambe, quindi la gamba destra e poi quella sinistra, lavora 30 secondi per gamba. Quindi per fare un giro completo impiegherai esattamente 10 minuti. Poi ripeti il circuito, ovviamente se hai ancora le forze. L'ordine degli esercizi che trovi non è casuale. È suddiviso per gruppi muscolari, quindi per le prime 3 settimane ti consiglio di seguire esattamente questo ordine numerico. Poi, per rendere più intenso il tuo allenamento, potrai alternare gli esercizi, cioè fare un esercizio per i pettorali, poi uno per le gambe e uno per gli addominali, ovviamente sempre a circuito. In questo modo il tuo core dovrà faticare maggiormente per inviare l'ossigeno ai muscoli e permettergli quindi di contrarsi. Ricordati sempre che lavorare in circuito significa non fare pause tra un esercizio e l'altro, nemmeno durante tutti i 20 minuti del tuo allenamento. Questo significa che quando sarai un po' più allenato, diciamo dopo 5-6 settimane circa, potrai passare a fare 3 giri completi del circuito e lavorare così 30 minuti consecutivi. Potrà sembrarti strano oppure facile, ma invece se fatto con la giusta intensità è un ottimo allenamento. Ti permette di lavorare in modo completo sul tono della tua muscolatura e allo stesso tempo dal punto di vista cardiaco e quindi dal punto di vista aerobico, di conseguenza anche sul dimagrimento. Senza dimenticare l'enorme vantaggio di poterti allenare ovunque investendo 0 euro. In casa avrai sicuramente una sedia oppure in ufficio, in pausa pranzo, e se per caso i colleghi ti guardano male, non curarti di loro, è soltanto invidia. Se vuoi approfondire l'argomento, vuoi farmi delle domande, lasciami un commento, sarò felice di risponderti. Ci sentiamo presto e buon allenamento. Ciao!